Clima rigido allo stadio di Tella Vasto Girardi per l'atteso confronto tra l'11 di mister Tommaso Coletti e la San Benedettese. Il risultato finale di parità non accontenta nessuno al termine di un match tirato e difficile. Nel freddo dell'Alto Molise dirige El Hella della sezione di Milano. Ci provano a rompere l'inerzia della gara per primi gialloblu locali dopo 10 minuti. La punta Calemme non riesce però ad inquadrare la porta di Guerrieri, stretto tra un paio di avversari. 180 secondi più tardi il marchigiano Proia si infila in area dopo un pasticcio clamoroso dei padroni di casa. La girata del numero 10 rossoblu finisce di poco al lato dei legni di Petriccione. Al quarto d'ora si rivede di nuovo la San Benedettese con Son dalla distanza, calcia potente angolato. La sfera finisce ancora di poco fuori misura. Dopo la mezz'ora il Vasto Girardi mette la freccia allo russo con ottima coordinazione, si tuffa al volo tra una selva di gambe avversarie, di testa indirizza la sfera lì dove Guerrieri non può arrivare. Molisani in vantaggio 1-0. Finale di tempo ad alta tensione, gli ospiti recuperano il cuoio col McNee sulla fascia, traversone all'interno dell'area per Conson che gonfia la rete. La gioia dura poco, l'assistente alza la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco. Le proteste sono vivaci, ma al termine del primo tempo si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Vasto Girardi. Al rientro sul rettangolo di gioco non succede molto da ambo le parti, fino a quando al minuto 21 Marras gela la tifoseria locale con una conclusione velenosa sulla quale Petriccione è impreparato. 1-1 in parità ristabilita sul campo, il tecnico di casa Coletti inserisce nell'assalto all'area marchigiana l'ultimo acquisto Coris, ma nonostante l'ardore il Vasto Girardi perde lucidità e precisione. Finisce con un punto per parte che allontana i molisani dalla griglia playoff e rimanda ancora di una settimana il successo casalingo. Dopo la sconfitta interna contro il Matese, la settimana scorsa, la Samba di Sant'Alfonsi torna invece a fare punti.